Ragazze, buonasera. Allora, mi trovo presso una splendida location. Sono qua con una mia sposa, e appunto che ha scelto questo posto per il rinfresco per il suo matrimonio. Qui vicino alla piscina ci andrà la wedding cake. Come vedete, ci sono dei tavoli, dei sedili, delle panchine d'appoggio. Qua ci sono altri tavoli. Qui dovremmo creare la confettata e il tavolo cubano. È un tavolo dove andranno dei sigari, delle cose prettamente cubane. Mentre in questi grandi spazi ci sarà il buffet, quindi l'inizio, e poi si mangerà dentro. E poi qui fuori ci sarà di nuovo invece il buffet di dolci e il taglio, della torta. Quindi oggi stiamo facendo un altro sopralluogo perché oggi andremo a scegliere con la sposa tovagliato, il colore appunto delle tovaglie, e la mise en place come sarà. Adesso vediamo. L'angolo sigari perché è piccolo. Non sono male anche questi alti Ah, anche così. Sì. questo alto. Tanto così accanto, uno tocca e così. Guardate che sono belli gli interni di questo posto, pianoforte a coda, bellissimo, guardate che bello. Quindi questo è l'interno, perché si mangerà qui. Con le posate è diverso. Per il pane com'è? No, è sempre in ceramica, quello. Quindi sarebbe sempre questo, Sempre questo. No, io preferisco questo. Perché i piatti poi sono così quelli che vanno sopra? I piatti questi sono. No, nel senso, i piatti che vanno sopra, anche quello di vetro, poi sono così. Ancora siamo nella sala interna, allora abbiamo scelto il sottopiatto che è di cristallo, questo sarà il tavolo degli sposi. Ora stiamo scegliendo il centro tavola. Allora, la sposa ha scelto un sottopiatto che non è questo, un sottopiatto in cristallo. E poi ci sarà un piatto nero per il risotto e un piatto di porcellana bianca. Ora vediamo il centro tavola. Ah, ecco perché la sposa voleva il candelabro. Diciamo qua chi me le consegna non l'ho avuto quest'anno le quelle Ma cosa ci di va lassù? In qua ci caso sono. la composizione di fiori. Sempre se la portiamo noi o sempre la Allora se portiamo. considera che la composizione se non abbiamo da poterla utilizzare la utilizziamo, altrimenti come posso mettere, se mettere o dei trifinti o un fiore. Questa è un'altra sala, questa viene usata anche come sala ristorante o sempre per eventi. Guardate che bel giardino che c'è qui. Questo immaginatelo di sera con tutti questi lampioncini illuminati. Quindi praticamente noi entreremo da lì, da quel cancello che vedete. La sposa entrerà da lì. No, la sposa si entrerà da lì e scenderà. E poi gli invitati saranno tutti sopra e lei salirà da una scala qui interna.